Possono le api esserci di ispirazione per un mondo migliore con una nuova coesistenza tra umani, animali e piante? E per attuare nuovi stili di vita che rendano gli ecosistemi urbani meno estranei a tutti gli esseri viventi? Trovi risposta a questi interrogativi nella mostra del MUSE, Museo delle Scienze, che si intitola Città a misura d'ape, alla ricerca di possibili equilibri. Una mostra curata da Maria Vittoria Zucchelli in collaborazione con i fotografi Luca Mazzocchi e Nicola Orenpuller. 24 pannelli con 97 fotografie, approfondimenti tematici e contenuti multimediali ci raccontano l'affascinante universo delle api sociali e delle api solitarie, ispirandoci buone pratiche per rendere le nostre città più accoglienti per i piccoli insetti. La capacità organizzativa collettiva delle api è infatti fondamentale per la tutela della biodiversità. Le api, come tutti gli insetti impollinatori, giocano un ruolo vitale all'interno degli ecosistemi, contribuendo alla conservazione della biodiversità. Sempre più città adottano infatti misure urbanistiche ecosostenibili, creando habitat idonei alle api, ma anche piacevoli e rigeneranti per tutti gli esseri viventi che vi abitano. Chi visita la mostra potrà cogliere anche la differenza tra api sociali e api solitarie, conoscere ancora le buone pratiche per riportare la natura in città e come dare il proprio contributo alla ricerca scientifica aderendo ai numerosi progetti di Citizen Science. L'idea della mostra è maturata nel tempo grazie a una serie di azioni e di attività che abbiamo rivolto alle scuole, alla cittadinanza. Abbiamo iniziato con i laboratori didattici rivolti alle scolaresche di ogni ordine e grado, all'organizzazione e alla strutturazione di un grande bagotel all'interno dell'orto del MUSE, per arrivare a proporre alla cittadinanza delle conferenze a tema d'api e per poi arrivare e finire con il progetto B-Trento, un progetto che ha visto più enti collaborare, il MUSE, il Comune di Trento, la Libera Università di Bolzano, il Garden Club, la Federazione del Biologico e del Biodinamico, per monitorare la qualità ambientale della città di Trento attraverso Apis mellifera.